dicevo, il to-do funziona nello stesso modo in cui funziona la mail. Ok? Quindi scrivete, suggerite, agite, revisionate. Come funzionano i to-do? Innanzitutto avete bisogno di un single point of jotting, quindi un single point in cui mettete i to-do. Perché se iniziate a scrivere una volta sul taccuino che dimenticate a casa, una volta sul cellulare ma non l'avete sincato con la posta, una volta l'avete sul Mac ma il Mac è a casa, ve l'ho detto che dovevo fare cosa, non ve la cavate più. Buttate tutto in un unico posto. Usate qualcosa che potete avere sempre con voi, anche in bagno, tipicamente il cellulare. Mi dai ragione. Tipicamente il cellulare. Detto questo, usate dei context, cioè come dividete le liste delle cose da fare? Non fate delle liste divise in modalità cinofallica, cioè o a fallo di bracco, come volete, che uscito dal sistema di crittografia significa alla cazzo di cane. Fate le cose con dove le utilizzate. Avete un context che è al lavoro, un context che è a casa, un context che è a casa dei vostri genitori, a casa della fidanzata, perché c'è sempre quella cosa da fare. Se posso, poi ne parliamo, ci sono dei context importanti che io vi suggerisco che con me funzionano bene, che sono quelli che dicono anche in Getting Things Done. Comunque, ogni to-do deve essere scritto, dividete una inbox dove scrivete tutte le cose e un context. Il vostro obiettivo della vita è svuotare la lista delle cose da fare, è un videogioco, fate level up ogni volta che finite una lista, ok? Fatelo davvero il level up, cioè fate così, se riuscite a svuotare un context, fatevi un regalo. C'è sempre quel gadget di merda che continuiamo a volerci comprare, che non serve assolutamente a una fava di niente, ma che non possiamo non avere. Serve tantissimo. No, non serve a una cippa. Però non possiamo non averlo. Allora cosa fate? Semplicemente fate come me. In cima alla lista del context di riferimento c'è il premio. Tanto più il context è incazzoso, tanto più il premio è grosso. Ok? Funziona. Io ho finito il context ufficio e mi sono comprato il cellulare Android. Funziona. Oltretutto non mi sento per un cazzo in colpa, ma proprio per niente, perché tutte le mie vanity buy sono legate ai context, quindi mi sto facendo un premio perché sono stato bravo. Non sono l'Acaros folle, stupido e spendaccione che butta soldi in una cosa che non userà mai. Perché non è vero che non lo userò mai, è il mio reward, è la cosa più importante dell'universo. Ora, revisionate la lista ogni mattina e in un giorno del weekend. Perché? Ogni mattina ne avete bisogno, prima di qualunque altra cosa, perché dovete svuotare la inbox. Cioè tutto quello che è in inbox nelle ultime 24 ore deve finire in un context, per forza. Nel weekend, perché? Perché avete il planning e la visione un po' più tranquilla per vedere cosa dovrete fare la prossima settimana e non siete oberati di tutte le cose da fare, quindi ogni mattina si rileggono, ogni weekend si fa la review di tutti, anche quei context che sapete che non userete. Questo perché? Perché la cosa più normale è mettere un qualcosa in un context e dimenticarsi di quel qualcosa o ritrovarlo dopo 6 mesi. È un buon modo per dimenticarsi delle cose, non è quello che vogliamo fare. Ora, agire è importante, fare è la cosa più importante. Siete degli informatici come me, perderete il 90% nel riclassificare la lista e il 10% nel fare le cose della lista. Non fatelo! Agire è più importante. Vedo gente che ride e ci si ritrova. Perfetto. Non sono l'unico, c'è vita intelligente su questa terra. Dicevo, fatelo, i task vanno eseguiti. Il gioco non è segnare i task nel context corretto, non state giocando a Puzzle Bubble. Il gioco è togliere i task, state giocando a Doom, ok? È importante ricordarselo. Allora, se un task richiede meno di 5 minuti non deve finire nelle vostre liste, lo fate, ve lo levate dalle palle, chiudete e via un task. Se invece è nella inbox, prendete la inbox dall'inizio alla fine e provate, innanzitutto provate a vedere se riuscite a delegare, che è fichissimo, che non significa scaricabarile, attenzione,
io ho un po' di ragazzi che lavorano per me, per il primo anno e mezzo della startup la cosa difficile è stato dare a qualcuno qualcosa da fare, perché ovviamente ciascuno di noi dice io lo faccio meglio, io lo faccio più velocemente, se devo stare lì a spiegarti cosa devo fare ci metto di meno. Alzi la mano chi non l'ha mai fatto, chi non l'ha mai fatto. Perfetto. Ho deciso di fare le domande all'inverso, così sprecate meno calorie, tanto non alza la mano nessuno. Quindi, a volte è comodo delegare. Se qualcun altro lo può fare ed è nella sua mansione e voi lo volete fare solo ed esclusivamente per piacere personale, no, ricordatevi che alla fine della vostra context list c'è il premio che vi attende. Se lo fate voi siete un gradino più lontano dal premio, quindi delegate. E se uno non si fida? Imparare a fidarsi è la tua via verso il premio. Non c'è premio che mi possa convincere. Paranoia il tuo. Se no, eseguite, finite, cancellate con una soddisfazione che è quasi una goduria fisica. Poi ti lamenti che la tua tipo è grossa. Se è qualcosa di fisico, se è una lettera, se è una bolla da archiviare, se è un qualcosa da rispondere, se è un pezzo di hardware che vi è arrivato da montare, archiviatelo dove vi serve o buttatelo. Se non avete un posto dove archiviarlo insieme ad altre di quelle cose, probabilmente significa che non lo avete mai usato e non lo userete mai. Quindi o lo archiviate o lo buttate. Non c'è il lo appoggio qui perché mi può servire. Finito il task, iniziate, riprendete la lista e iniziate da sopra. Perché la batteria non... Perché manca la corrente? Che è staccato. Possibile. Dici? Nona legge di Murphy, funziona meglio con la corrente. O meglio, funziona meglio attaccato alla spina. Perfetto. Dicevamo, andiamo un po' veloce perché sto andando troppo lento. Ci sono dei context importanti mentre segnate le liste. Ce ne ho dimenticato uno. Allora, il più importante è Sunday. Quante volte avete finito la settimana? Incasinati come delle talpe. Pieni di roba da fare. Senza tirare respiro vi trovate a casa dicendo bene, non ho un cazzo da fare questo weekend. Ed è una rabbia! Perché hai mille cose che ti hai detto ma ci sarà qualcosa che devo fare. No. Sto ad annebarmi davanti alla televisione. Tipo, per gli informatici una cosa fichissima è non usate il computer nel weekend. Questa è una figata. Come si fa? C'è solo programma. Ci sarà quella volta in cui avete visto il museo dicendo che figata sta roba o il paesino dove siete passati perché sto cazzo di Tom Tom vuole farvi fare le strade sterrate. Cioè, tipico. Alla prossima girate a sinistra, o metto un paio di ali o eviterei. Ecco, sarete arrivati nei posti fighi dove avete detto cazzo qua ci devo tornare, avrete visto quel ristorante in giro, avete detto ma che bello sto ristorante, ci potrei tornare, ci sarà quel film di cui avete visto il trailer su YouTube andando a cazzeggiare che avete detto no me lo vado a vedere al cinema, col cinema, al cinema P2P. Ecco, ogni volta che trovate quella o quel libro che volete comprare o quella cosa che avete visto in giro, avete detto, cazzo, figata, se ne avessi uno potrei fare qualcosa di bello. Segnatelo in Sunday, una lista che si chiama Sunday, prima o poi lo faccio, riempitela, sarete sorpresi nel vedere quanto nei weekend o quando decidete di andare in quella parte, piuttosto che dite tra due weekend vado via, quante ne avrete? Ho una lista Sunday che ha qualcosa come 200 item, uno più bello dell'altro, cioè dal parco avventura in cui volevo andare, che fino a, non lo so, delle mostre in giro per l'Italia, una selva di ristoranti che ho visto ma che poi non sono andato, cose di questo tipo, è bellissimo, perché vi trovate nella condizione di dire, cazzo, ho un sacco di cose da fare nel tempo libero, ed è molto bello, anche solo quella libreria da vedere, piuttosto che quello screencast da andare a vedere perché è figo o perché non ne so niente di Node.js piuttosto che di qualunque altra cosa, ne ho lì un tot. Un'altra cosa importante, usate una lista waiting for, cioè se aspettate qualcosa che deve arrivare entro un tot, o se prestate qualcosa, o se prestate dei soldi, o se semplicemente dovete ricordarvi che
avete mandato la mail a qualcuno che è un notorio procrastinatore e dovete avere una risposta e un feedback, ancora una volta levatevelo dalla testa, scrivetelo in wait for e precedete il tutto con una data, in genere è più comodo. Data, sto aspettando un qualcosa da qualcuno. Data, devo ricordarmi che ho dato questo libro a qualcuno. Data, ho prestato il VHSD. Data, mi aveva detto Marco che mi doveva dare qualcosa. Waiting for è comodo. Usate una lista ideas, in genere è l'ultima lista perché riuscite a riempire pagine. Vi viene in mente qualcosa di intelligente, non ve lo ricorderete. Primo. Secondo, ve lo ricorderete sbagliato e non completo rispetto a quello che avevate pensato. Terzo, ve lo dimenticherete esattamente nel momento in cui sarete certi che prima o poi nella vostra, che prima di quel momento nella vostra vita ne avevate già pensato e ne avete trovato la soluzione. Quindi scrivete, gettate due cose e via. Ce n'è un'altra che qua mi sono dimenticato, che David Allen in Getting Things Done chiama errands, che è molto comoda, è mentre sono in giro, tipo devo ricordarmi di comprare, che cavolo ne so, la tendina del bagno, la tendina della doccia. Lo metto in errand, la prima volta che sono in giro e sono a zonzo, riguardo la mia lista errand e scopro che dovevo andare lì. Mi ricordo che ne so, passo 9 volte al giorno davanti all'Ikea e non mi sono mai fermato, cose di questo tipo. È importante anche la review settimanale, nella review settimanale rivedete anche queste e troverete che è facile pianificare mille cose. Un'altra cosa importante, non esistono grandi task e cose enormi, esistono solo insiemi di piccoli task, quindi quando avete un task enorme, devo installare il nuovo data center, in genere viene subito dopo nella vostra testa e seguito da ecco, no, sono tantissimi piccoli task, il grande task è quasi impossibile da fare, o sembra tale, i piccoli task no, quindi quando avete un task troppo grosso da scrivere che sapete che non farete mai, splittatelo in 10 task più piccoli, barrate, saltate i task, ma ricordatevi, non fate mai dei task più nuovi di quelli, più recenti di quelli che avete fatto prima. Quindi se avete 10 task che avevate già messo, potete saltare tra uno e l'altro di quelli, però dovete fare quei 10 prima di fare i 10 sotto. Funziona, ci sono momenti in cui avete più voglia di fare alcune cose e altri in cui non ne avete voglia. Ora, stop getting things done, help. Quanti di voi sono stati o sono in sovrappeso? Ok, perfetto. Quanti di voi mangiano pizze e o panacei e o pasta 7 giorni alla settimana? Yeah. Il 99% delle calorie che voi assumete vengono dai carboidrati. Se voi eliminate i carboidrati perdete la maggior parte del vostro intake di calorie. Attenzione, perché l'alcol rientra negli zuccheri complessi, soprattutto la birra è un carboidrato liquido. No pane, pasta, birra, zuccheri, frutta, zucchero. Se volete perdere peso velocemente o se volete controllarlo, se potete scegliere tra due diversi pranzi, uno che abbia carne, legumi, verdura, verde e un altro che abbia pane, panace e pasta, scegliete semplicemente il primo dei due, non è difficile. In questo momento io sono al quarto chilo qualcosa perso in 2 settimane, ho un carissimo amico che sta facendo la stessa cosa, ha perso 45 kg in 70 giorni mangiando come un maiale, semplicemente smettendo di mangiare alcuni alimenti che, soprattutto se fate una vita sedentaria, e credo che tutti noi qua facciamo una vita sedentaria, tranne forse un paio di quelli che vanno su a mettere le antenne, Pietra Valle, dove sei? Esatto, infatti è così, e Asci che probabilmente tromba come un riccio, non so cosa dirvi. 99% della vostra vita è sedentaria, quindi eliminate i carboidrati e avete eliminato buona parte di quello che vi dà fastidio. Soprattutto non bevete calorie, no alcol, ma no, ci sta, ma non alcol se volete dimagrire, non zucchero, non coca cola, non bevande dolci, non importa quanto sia coca light, la coca light aumenta lo stesso la percezione che voi avete del dolce, quindi il vostro organismo secreta l'insulina lo stesso, semplicemente perché per voi è dolce, il vostro cervello lo sente come dolce e scarica l'insulina. Ricordatevi di bere acqua,
non serve solo per la doccia. Un individuo normale dovrebbe assumere circa 3 litri d'acqua al giorno. Se ci pensate, ne assumete a dir tanto la metà di questa. Serve anche per scaricare i reni. Altra cosa importante, Buddha diceva che siamo quello che pensiamo. È meno stupido di quello che sembra, anche perché sennò metà di noi dovrebbe essere porn. E cosa significa? Significa che molte volte basta una motivazione. Ad esempio, tante persone dicono l'esercizio fisico. C'è un bellissimo libro che poi vi consiglio alla fine del talk, ce ne sono un po', che si chiama The 4-Hour Body di Timothy Ferris. Fa vedere come avete presente la regola dell'80-20? 80% dello sforzo per il 20% del risultato, 20% del risultato per l'80%, 20% dello sforzo per l'80% del risultato? Ok, lui dice che esiste un altro livello che è il 2% dello sforzo basta per il 60% del risultato. E funziona. Funziona comprovato da centinaia di persone. Se volete fare poco esercizio, il vostro amico si chiama kettlebell. È questa cosa qua strana. Ci sono un po' di movimenti da fare, sarebbe troppo lungo farlo tutto qui adesso, quindi semplicemente vi rimando poi nella fine, vedete, cercate kettlebell e trovate un esercizio stupido che significa prendere questa kettlebell e alzarla, e quell'esercizio solo basta per far sì che voi facciate l'80% dell'attività fisica che dovete fare. Piccolo dettaglio tecnico, meno di mezz'ora alla settimana di esercizio. Meno di mezz'ora alla settimana. La grande verità. Dormire serve. Dormire è il modo con cui il vostro corpo fa alt contro il cancel e pulisce la memoria. A Sleeping Hackers, tornerà stasera. Stasera Sleeping Hackers? Sì, c'era scritto sul programma. Fico, dove è Fabio? Eccoli. Attenzione. Normalmente per un essere umano classico, a meno che voi andiate avanti a sonno polifasico, che è molto comodo, l'ho fatto per anni, ma è poco socialmente accettato, significa dividere il vostro tempo in più pisolini durante il giorno, ma non potete sgarrare più di tanto. Normalmente è 3 ore di veglia, un'ora di sonno, 3 ore di veglia, un'ora di sonno, 3 ore di veglia, un'ora di sonno. Eh? Ho fatto l'Edmund. Sì, poi Leonardo un paio di altri, però l'ho fatto per 3 anni della mia vita quando facevo consulente. Però non potete andare da un cliente, non potete muovervi. Va bene per gli artisti, va bene per chi lavora da casa, va poco bene per tutti gli altri. Se non fate quello, 6 ore sono il minimo sindacale. Ricordatevi, il minimo sindacale significa che sotto a quello non potete scendere, punto. Non che al massimo dormite 6 ore. Le performance mentali, se voi non dormite, degradano secondo una gaussiana, ok? Tanto più sono alte le vostre performance mentali, tanto più voi siete vicini alla mediana delle 6-8 ore di sonno. Tanto più vi allontanate, tanto più cade la gaussiana. La campana è piuttosto verticale. Quindi non dormite perché è una rottura di cazzo dormire, dormite semplicemente per essere più efficienti il giorno dopo. Non perché avete sonno, ma perché avete bisogno di essere lucidi, che è una cosa un po' diversa. Altra cosa, se siete informatici probabilmente siete affetti da attacchi di panico, o buona parte di voi hanno attacchi di panico e o ansia. Un piccolo trucco per voi imparato a mie spese. Gli attacchi di panico sono scatenati solo ed esclusivamente da iperventilazione. Non sto dicendo che la causa psicologica dietro il vostro attacco di panico è l'iperventilazione, ovviamente. Ce ne saranno migliaia e ne parlerete col vostro terapista, non con me. Ma la causa fisica per cui voi avete un attacco di panico è iperventilazione, il che significa che nel momento in cui avete l'attacco di panico, e succede piuttosto spesso, a me succedeva piuttosto spesso, lo risolvete nel giro di meno di 300 secondi, fermandovi e iniziando a fare respirazione profonda ventrale e non diaframmatica, quindi respirate con la pancia, mettete una mano sulla pancia, una mano sullo sterno, e dovete respirare usando solo la pancia, lo sterno non si deve muovere. Pieno intake, pieno rilascio, fatto lentamente e meno di 2 minuti normalmente l'attacco di panico è sparito. Ora, si ripresenterà se non parlate col vostro terapeuta o non risolvete le cause a monte, ma per quel momento siete salvi, in questo caso avete usato il cheat code.
se proprio non riuscite a mantenere uno scheduling, se proprio la vostra vita è intasata, meditate. Lo so che sembra una battuta, non lo è. Conosco tantissime persone anche qua che meditano tutti i giorni. Per qualche ragione il fatto di meditare è un qualcosa che sembra esoterico piuttosto che sembra da figlio dei fiori con il nostro om in bocca, om. Inteso come monosillaba, non come avere l'om in bocca. Nel tuo caso. Sì, esatto. Okay. Dipende dagli orientamenti sessuali. Ora, risolviamola qua una volta per tutte. Meditare non significa fare tanti mantra, significa semplicemente non pensare. E attenzione, l'obiettivo, conosco gente che ci vive in meditazione. Non pensare cosa significa? Significa non avere 20 minuti in cui siete nel nirvana. Significa in 20 minuti riuscire per un femtosecondo, non di più, ad arrivare a non avere in quel miliardesimo di secondo pensieri che girano nella testa. L'effetto che ottenete è quello di un reset, cioè in quel momento vi fermate, tutto si ferma, ma tutto si ferma e riparte con la memoria pulita, ok? È un modo per pulire la memoria, non è difficile, richiede semplicemente ancora una volta impegno. È una stronzata meditare, almeno esistono tanti tipi di meditazione, la contemplativa, la meditativa, esistono meditazioni di varie scuole, dalle meditazioni statiche alle meditazioni dinamiche, esiste Zazen, esiste la meditazione trascendentale che vi chiede circa 10.000 euro per insegnarvi mantra in questo momento e potrebbe anche valerne la pena se poi le applicate. Esistono le meditazioni Reiki, esistono meditazioni in quasi tutte, non importa. Tante di, prima o poi farò un talk sui tipi di meditazione, l'abbiamo fatto un po' con un po' di amici per un po' di anni, ciascuno di noi conosceva tante tecniche di meditazione, abbiamo messo giù un foglio Excel vedendo quali erano le parti comuni a tutte. Questo è il minimo comune denominatore della meditazione. Come si medita? Molto semplice, si posiziona nel loto, non perché sia questa cosa incredibilmente sofisticata che porta l'energia avanti e indietro per i chakra, semplicemente perché se vi mettete in loto, avete le palme dei piedi più alte rispetto al resto del corpo e potete mantenere quella posizione per ore o decine di ore senza che vi si addormentino le gambe e senza che vadano in cancrena. Questo è l'unico motivo pratico per cui si usa la meditazione a loto, perché se fate 5 ore di meditazione dovete fare in modo che la circolazione continui ad andare avanti, altrimenti vi parte una trombosi, ok? Siccome nessuno di noi ha bisogno di meditare per 5 ore, ma vi dirò questa cosa assurda, bastano 15 minuti di meditazione per funzionare, non più di quelli. Una volta allenati vi bastano 6-8 minuti, se non siete allenati vi ci vogliono circa 20 per imparare, vi ci vogliono 30 giorni circa, forse più vicini a 60, per abituarvi, per avere quel momento in cui effettivamente clac, qualcosa scatta. Dal momento in cui l'avete è automatico, sempre e comunque, non importa che cosa fate. Come si medita? Ci si siede o in ginocchio o in zazen. Perché in ginocchio in zazen e non seduti su una poltrona o una sedia? Perché tendete ad addormentarvi. Un meccanismo di safety del vostro cervello. Il vostro cervello non vuole che voi smettiate di pensare. Vorrei fare un annuncio. Ci servirebbero 5-6 persone per spostare del materiale adesso. Se qualcuno è volenteroso, okay. Grazie. Dicevo... un meccanismo di protezione, il vostro cervello non vuole che voi smettiate di pensare, perché finché voi continuate a pensare ha il controllo su quello che sta succedendo. Il cervello non è abituato a non pensare, ne ha paura, quindi nel momento in cui voi smettete di pensare a qualcosa, normalmente si addormenta e vi fa addormentare. Per evitare quello vi mettete in una posizione scomoda, in una posizione di equilibrio precario. Se siete in ginocchio, con la schiena dritta e vi addormentate, cadete. Quindi vi svegliate prima di addormentarvi, perché il riflesso nel fatto di stare per cadere vi ritira in piedi, quindi funziona. Respirazione ventrale, ancora una volta, respirazione ventrale perché scioglie i muscoli. Occhi chiusi, perché sennò vi distraete, non per altro. Ecco, un trucco che si impara è quello di guardare il terzo occhio, cioè guardare in mezzo alla fronte. Perché?
Non so se avete mai visto i movimenti oculari nella programmazione neurolinguistica. Sapete che a seconda di quello a cui pensate, di come pensate, secondo le modalità, i vostri occhi si muovono involontariamente verso determinate posizioni. Quando immaginate qualcosa, state normalmente guardando in alto a destra. Se cercate di costruire un'immagine mentale, guardate in alto a sinistra e state mentendo. Se siete in basso a sinistra, in basso a destra, state cercando di ricordare. Non lo fate in maniera conscia, lo fate in maniera automatica. C'è un movimento che manda a puttane il vostro cervello perché non sa come interpretarlo, che è questo: incrociare gli occhi, ok? Incrociare gli occhi è qualcosa che potete fare tutti. Non ci si riesce normalmente perché non è un esercizio a cui vi abituate. Come si fa? Si guarda in questo punto, perché nel momento in cui voi guardate in cima vi si incrociano gli occhi. Se voi scendete avete gli occhi incrociati. Questo significa che nel momento in cui fate quello, come nel momento in cui voi spostate gli occhi iniziate a cancellare le immagini mentali, nello stesso modo, nel momento in cui voi prendete un qualcosa che non è abituato il cervello a fare, il cervello rimane passivo ad ascoltare. La seconda cosa è la punta della lingua sul palato, non per chissà che cosa esoterica, ma perché è un posto dove non siete abituati ad avere un contatto e quindi vi dà molto fastidio. E quindi vi concentrate su quel posto, lasciando perdere quello che succede in giro per il vostro corpo. Vi faccio un esempio: il modo migliore per farsi passare il mal di testa o il mal di dente è darsi una martellata su un dito. Non sto scherzando. La percezione del dolore è univoca. Quindi, se vi fa male il dito, non pensate a cosa vi fa male dall'altra parte. Quando avete del male, tendete a concentrarvi sul posto in cui state pensando. Ci sono delle tecniche molto belle, se poi volete ne parliamo dopo, per togliere il dolore toccando una persona in vari punti casuali, perché semplicemente fare recuperare la dimensione del corpo. In questo caso vi interessa perché focalizza il posto lì. Ultima cosa, recitate un mantra. Ora, il mantra non deve essere Om Shat Se Shonen o mille altri mantra che voi andate a recuperare, basta Coca-Cola. È qualcosa che deve perdere senso, deve fare in modo che voi vi concentrate su un concetto che dopo un po' perde senso. Potete dire mamma, potete dire Coca-Cola. Conosco qualcuno che dice una bestemmia per meditare, non la ritengo in stile, mettiamola così, ma è uguale. Qualunque cosa voi diciate in grande, continuate a dire nella vostra testa. Perché tutti questi accorgimenti? Per fare in modo che voi riusciate a non pensare. Come fate a non pensare? Nel momento in cui pensate a qualunque cosa, a qualunque oggetto, prendetelo in giro. Cioè, pensate a un qualcosa e guardatelo. Fatevi l'immagine mentale di voi che prendete quella cosa e lo guardate. Un'altra cosa, il cervello non è abituato a essere schedato, self-schedato. Quindi nel momento in cui voi osservate un pensiero, il pensiero si dilegua. Nel momento in cui voi non pensate a qualcosa, ma dite, ah che bello, sto pensando a questa cosa, il pensiero scappa. Provateci, è buffo ma funziona. Il cervello funziona in maniera strana. Un'ultima cosa, nell'occasione ad esempio si chiamano con gli aperti, ma sì. Qual è la cosa più efficiente? Posizione zazen, allora, cioè, se tu stai facendo contemplazione di qualcosa come spesso nello zazen, sì, è ovvio che devi tenere aperti gli occhi. Esistono due modi per non pensare a niente: non pensare a niente e pensare a una sola cosa. Molti di noi meditano tutto il resto tutta la giornata, in genere. Molti di noi maschietti meditano da mattina a sera, ma non è la stessa cosa, esatto. Quindi quello che diceva lui è che nella meditazione contemplativa io prendo questo martello e lo guardo nella sua martellosità. Non ridete, manica di stronzi, è esattamente quello che faccio, cioè non è solo un martello, ma vado a vederlo da tutti i punti di vista in cui posso vedere un martello. In questo caso mi è tenuto aperti gli occhi anche per capire e capire l'ambiente che ci circonda. Perché si chiude gli occhi? È un cheat code. No, nel senso, qual è dal punto di vista cognitivo, qual è quello più efficace? Quello che funziona meglio con te. Non, sembra una battuta, uno scaricabatterie, così non è, ciascuno di noi medita in un modo diverso. Io ho provato decine di sistemi di meditazione, non sono mai riuscito con alcuni di quelli, io non sono mai riuscito a fare meditazione dinamica, mai, quindi camminate in tondo piuttosto che, non sono mai riuscito a correre, c'è tanta gente non lo sa, ma medita quando corre, nel momento in cui si mette a correre, stacca la testa, segue il ritmo dei passi e segue solo quello, è meditazione. In genere ti accorgi che il correre è diventato meditazione quando non puoi fare a meno di correre. Lo sappiamo. Come anche non puoi fare a meno di meditare. Meditare è un processo a cui è difficile
sottrarsi una volta in cui avete preso l'abitudine. Piccolo dettaglio tecnico, non meditate prima di andare a letto, perché in genere la meditazione sveglia, non fa dormire. Meditate come prima cosa la mattina appena svegliato, non è un problema. Per meditare in ginocchio senza spaccarvi le ginocchia, una delle cose comode è mettetevi sul materasso del letto, prendete un cuscino e mettetelo tra le gambe, quindi appoggiate dietro mentre vi sedete, quindi fate in modo che i vostri piedi siano appoggiati di piatto sul materasso, appoggiate un cuscino e sedetevi con le gambe lievemente divaricate. Quello è perfetto, mano a mano, se buona parte di voi non ha mai meditato, ha due problemi a mettersi in ginocchio. Il primo è che se si appoggia e si inginocchia fa male le ginocchia, e questo lo risolvete con il cuscino. Il secondo è che tanti di noi, io no, ma tanta gente comunque, ha un problema con il piede. Se prova a tenere il collo del piede dritto, appoggiarlo di dritto, soprattutto se non l'ha mai fatto, ha male al collo del piede dopo un po'. In questo caso mettetevi sul bordo del letto, facendo in modo che le punte dei piedi scendano minimamente dal materasso. In questo modo mano a mano vi portate avanti, mano a mano abituate il piede a tenersi dritto. Entro un paio di mesi riuscite comunque senza cuscino, senza nulla, a rimanere tranquillamente in zazen. È un po' più difficile con l'otto, però cercate How to Make Lotus, non notes ovviamente, su Google, e vedrete che vi fanno vedere come fare prima un mezzo loto, poi un loto, poi un tre quarti di loto, poi un loto completo. È una questione di abitudine. Io non medito in loto, non ci sono mai riuscito.